Per la proprietà transitiva il Torino non poteva non vincere col Napoli dopo aver clamorosamente battuto l'Athletic Bilbao, che degli azzurri di Benitez era stato il giustiziere nel preliminare di Champions. Una considerazione valida, ma che ovviamente non può prescindere dalla bontà del gioco che la squadra di Ventura, il 12° risultato utile consecutivo, riesce ad esprimere da tempo sul terreno di gioco nonostante il look rifatto in estate a buon mercato. Soprattutto nel primo tempo il Toro c'è nonostante le tossine di Coppa, mentre il Napoli si limita ad attuare un incomprensibile gioco di rimessa che produce poco o nulla tranne questo ambizioso tentativo di Hamsik sul finire del tempo. La squadra di Benitez, che dovrebbe tentare l'aggancio virtuale nei confronti della Roma, fa intravedere qualcosa d'inizio ripresa quando il Toro sembra essersi seduto, ma basta un calcio d'angolo, il solito calcio d'angolo. Pronto Farnlud che va col sinistro in mezzo, la deviazione, 1-0, Glick! E Glick al sesto gol in campionato, il quinto di testa, sembra essere l'onomatopeico suono di un interruttore che spegne le speranze del Napoli e accende quelle del suo Torino. Ci riprova una seconda volta il polacco facendo le veci dei suoi attaccanti. Abbiamo ottime punte, quindi io faccio il mio dovere, sono difensore, meglio che rimaniamo così. Lui è il capitano goleador, l'esempio da imitare, e allora ci prova Quagliarella mentre il Napoli si sveglia nel finale con Higuain e soprattutto con una punizione liftatissima di Gabbiadini che bacia la base del palo. Poi è un'alternanza di emozioni fino alla risposta che Giampiero Ventura dà a fine gara all'SMS di un tifoso pretenzioso. Spinetti, noi puntiamo allo scudetto, ma non so se ce la facciamo, cioè io cosa le devo dire? Cioè io mi sto allargando stasera, ma voglio dire, spero di far contento, forse magari mi ricoverano domani, però per un attimo gli ho dato sta gioia. È un post partita surreale quello di Torino, in cui Rafa Benitez mostra un volto mai visto, dall'accusatorio e ironico ci può stare post Napoli-Juventus alle risposte ermetiche e concise del dopo Torino-Napoli, un atteggiamento figlio di una rabbia interiore espressa a monosillabi. Perché questa squadra, quando c'è da fare il salto di qualità, non riesce a farlo? Non lo so. Beh, lei l'allenatore dovrebbe darci una risposta, li vede tutti i giorni. Sì, la risposta è non lo so. Queste risposte brevi, a che cosa sono dovute? Sono arrabbiato perché abbiamo perso una partita. C'è qualche episodio che l'ha fatta arrabbiare? Sicuro, però voi dovete fare il vostro lavoro, io ho detto che non parlo di qualche cosa e sono arrabbiato e basta. Signor Benitez, senta, ma non faceva meglio a non venire lei davanti ai nostri microfoni, perché se gli facciamo delle domande e lei non risponde, lei è libero di farlo, ma... E tu sei libero di fare la domanda, io sono libero di rispondere. Ma ho capito, ma tanto so già la risposta. Con chi ce l'aveva? Con l'arbitro per un mancato secondo giallo a Quagliarella? Per un rigore, con le immagini che mostrano l'involontarietà del tocco di mano di Moretti? Per le presunte perdite di tempo del Torino a racchiudere una sorta di accerchiamento arbitrale? Sta di fatto che il Benitez, interiormente furioso, produce un post-gara all'insegna dell'ermetismo. Indice puntato contro la classe arbitrale, ma dietro questo atteggiamento si nasconde anche la profonda delusione per una squadra che dopo un anno e mezzo di lavoro continua a cadere sempre negli stessi errori, e probabilmente anche la consapevolezza che il progetto di internazionalizzazione Napoli-Benitez è ormai ai titoli di coda. Dunque questa è un'occasione persa per il Napoli, un Napoli che quando è chiamato al salto di qualità improvvisamente si blocca. Direttore, forse deriva proprio da questo fattore la rabbia, la stizza che abbiamo visto alla fine della partita di Benitez? Beh sì, ma meno male che Benitez si sia arrabbiato. Lo dico con una sorpresa benevola nei suoi confronti, perché è sempre molto compassato, ha colto a volte dei pareggi, anche degli stop del Napoli con un atteggiamento veramente troppo flemmatico. Questa volta si è arrabbiato, ha trascinato anche fuori dal campo, fuori dagli spogliatoi, al termine della partita, nel momento in cui l'allenatore solitamente recupera il suo aplomb, la sua stizza. E questa stizza lascia intravedere innanzitutto una sua inquietudine e certamente una insolubilità fino a questo momento del problema degli alti e bassi del Napoli, ma giustamente gli deve dare l'allenatore certi input. Quindi fa bene, secondo me, anche per l'ambiente vedere un Benitez così arrabbiato. Credo che poi le polemiche sugli arbitraggi o sull'arbitraggio in particolare lasci un po' il tempo che trovi, insomma, e il vero problema è questo nervosismo che lui ha nel non vedere completata questa creatura che ha sempre, certo, questi alti e bassi. È una squadra realmente incompleta mentalmente.